Perché sono in silenzio? Perché sei in silenzio? Perché questa sarebbe una puntata da seguire in religioso silenzio da parte dei nostri telespettatori. Quindi noi dovremmo dire qualcosa. Sì, a questo punto sì, dovremmo innanzitutto salutarli, i nostri telespettatori, e dargli il benvenuto in questa nuova puntata di Jazz Alike. Anche perché ovviamente il protagonista di questa puntata è uno dei musicisti storicamente più importanti del percorso del jazz attraverso il Novecento, vale a dire Louis Armstrong. Probabilmente il più famoso? Probabilmente il più famoso al grande pubblico, insieme veramente a pochi altri come possono essere Ella Fitzgerald, lo stesso Miles Davis di cui abbiamo parlato settimana scorsa. Non sono poi tanti altri quelli che possono avere questo stesso livello di fama. E valica i confini del jazz nettamente? Sì, assolutamente sì, nel senso che già lui stesso nella sua carriera ha fatto sì che questo avvenisse. Sì, possiamo ricordare proprio le cose che sono uscite alla fine della sua carriera, allora, tipo What a Wonderful World, che sono assolutamente conosciuto al grande pubblico, però io direi di andarlo a prendere all'inizio. Anche perché Satchmo, o Pabs come viene chiamato, nasce a New Orleans nel 1901, diciamolo, perché lui diceva che era nato nel 1900. Non so che pretesa potesse essere, però voglio dire, avere una cifra tonda fa sempre comodo, però in realtà no, è nato nel 1901. E New Orleans si associa molto a questo sound, che è il sound di un film che si intitola New Orleans. Ascoltiamo. Mentre sfumano queste note di questo film insieme alla West End Blues, perché diciamo in quel periodo era ancora... Allora innanzitutto il film è del 47, anche se poi come si è visto nella sovraimpressione era ambientato nel 1917, in realtà rappresenta in maniera molto hollywoodiana, cinematografica, semplicistica il viaggio che fa il jazz da New Orleans poi nel resto dell'America, e in realtà è il viaggio che Louis Armstrong ha fatto a sua volta all'inizio degli anni 20, andando prima a Chicago, chiamato da King Oliver, che già lo aveva accudito musicalmente e educato in qualche maniera a New Orleans, e poi andando a New York da Chicago a suonare con l'orchestra di Fletcher Anderson. Quindi questo percorso che di uscita del jazz da New Orleans, che in qualche maniera è quello che fa sì che il jazz si espanda appunto fuori dal... Era un sound molto particolare quello di New Orleans. Quello di New Orleans, un sound molto particolare che, se non avesse avuto questa opportunità di muoversi da questo centro focale, sarebbe rimasto lì, non dico nascosto perché in realtà poi si conosceva in realtà nel resto del mondo, però probabilmente sarebbe rimasto diciamo fermo nella sua evoluzione. Invece il fatto che questi musicisti siano andati prima a Chicago, poi a New York, poi nel resto del mondo, fa sì che questo suono venga conosciuto e si evolva in realtà. Quindi, dicevi che in rete c'è davvero tantissimo su Louis Armstrong, hai tirato fuori questa registrazione del 1932, riporta YouTube, ma anche in realtà è del 34. Sono del 33 in realtà. 33? Sì, registrate sempre dalle pregevoli televisioni danesi, perché in Copenaghen. In realtà sono state, in realtà nel corso degli anni sono stati loro a riprendere, a riportarci
quello che è successo nel jazz, e io direi di andare a ascoltare, anche perché, perché capiamo anche che cosa succede nel frattempo. We're gonna take a little trip through the jungle this time, and we want y'all to travel with us. That tiger's running so fast, we're gonna take a few choruses to catch him. So I want y'all to come with me. Yes, sir. Me and the silver trumpet's gonna get away for you this time. Let out there, boys. I'm ready. Che cosa sta cosa è successo? È successo che praticamente dai primi anni 20, quando appunto il Dixieland è una musica che viene suonata improvvisando in maniera collettiva, improvvisando, o meglio, estemporizzando la musica in maniera collettiva, costruendola insieme. Ci sono degli stilemi, ognuno sa quello che deve fare, si improvvisa, però in qualche maniera si punta sempre nel rispetto della stessa direzione. Louis Armstrong riesce, nel soprattutto con un paio di registrazioni a metà degli anni 20, con gli Hot Five e gli Hot Seven, che sono le prime formazioni a suo nome con cui registra dei dischi appunto firmati da lui, riesce a fare questo passaggio che ci porta con un percorso abbastanza ampio, ci porta però al jazz moderno, in cui c'è il solista che improvvisa su quello che il gruppo dispone per lui, o che il tema costruisce appunto per l'improvvisazione, e espone il suo discorso musicale. E sicuramente Louis Armstrong, il musicista che, raccogliendo il quanto fatto da tantissimi altri musicisti che erano stati prima di lui a New Orleans, tantissimi che si affiancano a lui in questo percorso, Big Spider Bad tra gli altri, quindi anche un discorso bianchi e neri, molto meno separati, perché in realtà qua stiamo vedendo filmati realizzati in un momento in cui il razzismo, le leggi razziali sono ancora attive negli Stati Uniti, e lo stesso vale in Europa, per poi, come vedremo anche dopo quando parleremo di Louis Armstrong in Italia. Però come dicevo prima, il discorso è che lui cioè raccoglie questo testimone, e lui, essendo un solista provetto, ovviamente, e una personalità esuberante, vuole mettere a disposizione della musica questa sua inventiva, e fa sì che intorno a questa idea di solista che suona con il gruppo si vada poi ad evolvere quello che è il jazz, che avrà la sua evoluzione negli anni 30 con lo swing, sempre semplificando, negli anni 40 col bebop estremamente. Andiamo appunto intorno agli anni 40, perché non posso darti nulla ma l'amore sì. Esatto. E qui vediamo un'altra cosa importante nel percorso di Louis Armstrong, che è quella dei film, delle commedie musicali, del suo ruolo in qualche maniera un po' ambiguo, se vogliamo usare una parola abbastanza dura, per così dire, che è quello dove lui in qualche maniera veste i panni dello zio Tom, in qualche maniera, soprattutto anche nell'altro video, cioè non ha quella personalità artistica riconosciuta anche dagli intellettuali che poteva avere Duke Ellington, ma parla direttamente al popolo, che sa quali sono le sofferenze che deve fare, al popolo degli americani di colore, che sanno quali sono le sofferenze che devono affrontare giorno per giorno, e quindi c'è questa
sorta di doppia faccia, quello che appare e quello che lui fa passare con la mimica facciale. Abbiamo capito che non è uno snob, mettiamola così. No, non è uno snob, ma è cioè cerca anche di usare questo doppio livello di comunicazione per parlare sia ai bianchi sia ai neri, sia e far passare attraverso lo slang, attraverso una musica nera, attraverso anche una traduzione per i bianchi, quello che in realtà è la vita dei neri. I can't give anything but love. E io direi di andare a sentire, anche perché c'è in questa fase finale del video una parte molto simpatica che ci fa capire anche qual è il livello del film. Lui appunto fa il barista, ma si mette il cappello, sorprende la tromba e poi porta tutti gli avventori diventano magicamente l'orchestra. Stavamo notando in questo video quella mimica facciale a cui facevo riferimento prima, un personaggio che riesce a essere un grande artista, poi una voce eccezionale, inconfondibile. Esatto, quello. E suona la tromba d'addio. Sì, esatto, quello che abbiamo sempre detto, l'inconfondibilità è uno dei grandi attributi del genio, se vogliamo, nel senso che essere riconoscibili immediatamente da tutti, portare un messaggio, Sin da ragazzino c'aveva questa voce particolare. Sì, praticamente da subito, l'abbiamo visto anche nei video del 33, quando a quel punto ha 32 anni, però sì. Già questa voce è assolutamente impostata, anni in cui viene per le prime volte in Europa e viene anche in Italia negli anni 30. Sì. Suona per la prima volta a Torino nel 35 in due concerti e tra l'altro ho ritrovato in sottofondo possiamo sentire Sleepy Time Down South. Sì, ritrovato questa cosa che appunto le cronache che annunciavano il fatto che sarebbe venuto a Torino sulla stampa di Torino del 34 che vantavano questo fatto di che ci sarebbe stato poi di lì a gennaio nel 35 il concerto di Louis Armstrong, già mettevano in luce questa cosa qui: temo che Armstrong, quando si farà sentire per la prima volta nel nostro paese, voglia mostrare al pubblico l'attore e il virtuoso. L'attore è il virtuoso strumentista anziché il grande musicista creatore, e questo gli farebbe un grave torto e aumenterebbe in modo incalcolabile il già enorme malinteso che regna riguardo al vero jazz. Cioè, nel senso che già nel 34 si ponevano il problema del vero jazz e di quanto potesse essere mistificato, e in realtà come abbiamo visto prima la parte spettacolare nei concerti di Louis Armstrong è assolutamente evidente. Lui non fa nulla per nasconderla e ne fa un tramite per il suo messaggio. È un suo modo di comunicare, tutto l'opposto di Miles Davis. Assolutamente sì, un lapsus assolutamente privo di qualunque tipo di link. Neanche Freud riuscirebbe a trovare il collegamento. Assolutamente no. Intanto ascoltiamoci anche questo pezzo del 42, credo, che sia la registrazione. E qui torniamo, nell'ambito dei film. Thank you.
viaggiare nella storia del jazz con un grandissimo interprete, qual è stato Louis Armstrong. Attraversiamo anche un po' la storia dei miti, del cinema, perché vediamo molte cose che sono collegate appunto alle pellicole, al grande schermo. Ma lui fino a un certo punto continuava a lasciare attore sulla carta d'identità insieme al musicista, per cui questa è una cosa che... Pure Chet Baker era attore e dove è diventato musicista, oddio, o viceversa. No, Chet Baker è stato sempre musicista, questo adesso anche l'attore. Ha fatto anche... Era un belloccio. Ha sicuramente interpretato diversi film, anche in Italia peraltro, sì. Però ovviamente la musicista. Abbiamo visto queste cose appunto di Louis Armstrong come star dei film, eccetera, e questa è una cosa che in qualche maniera deriva dalla sua seconda parte di carriera, nel senso che dopo l'intervento di Joe Glazer come manager, lui riesce a fare quel passaggio che si diceva prima, uscire dal jazz per diventare uscire dal jazz come notorietà, per diventare una celebrità conosciuta in tutto il mondo e da tutte le e sotto qualunque tipo di movimento artistico, sì. Esatto, cioè musica, cinema, per teatro, dire che sono eccetera. Poliedrico, sono esatto. Molto poliedrico. Esatto, e quindi viene sfruttata in modo assolutamente brillante da Joe Glazer, che lo porta a Broadway, lo porta al cinema, lo porta a suonare in tutte le nazioni del mondo. Siamo nell'età della maturità, 1959, hai trovato su internet una registrazione, Basin Street Blues con un sestetto. Sì, anche qui torniamo alla televisione europea, credo, perché sì, comunque credo che Stoccarda. Sia... Esatto, Stuttgart si traduce Stoccarda. Esatto, bravo. Grazie. Siamo pronti per andare in Germania. Wow. Stare ben saldi al timone, so che è abbastanza esatto. Difficile. No, in realtà questo video, per quanto in realtà è negli anni, appunto, registrato negli anni 50, quindi ci sono state già nuove generazioni che si sono affacciate al successo nel jazz, appunto Miles Davis, come dicevamo prima, e tutta la stagione del bebop, eccetera. Però ci mostra un Louis Armstrong che si confronta con quella che è l'evoluzione del jazz, con musicisti che effettivamente suonano in un... per quanto non suonino bebop in maniera furiosa, eccetera, ma comunque rispondono, sì, a quello che gli succede intorno. E lui stesso, che in qualche maniera è il sorta di padre nobile a questo punto del jazz, avendo già 50 anni contro questi musicisti molto più ruggenti delle nuove generazioni, lui comunque continua a dialogare con il suo suono, con quello che gli succede intorno. E questo credo che, torniamo sempre al discorso di modernità, capacità di innovazione e genio, un musicista che è in grado di dialogare sempre con quella che è l'attualità, è sicuramente un musicista decisamente più avanti rispetto agli altri. A proposito di attualità, nel 68 in Italia era l'attualità a Sanremo. Purtroppo non faccio la battuta cattivissima, comunque mi va di cantare.
Ah, ok, no, no, la battuta è cattivissima, già l'ho capita, ma è cattivissima, è cattivissima oltre il cattivo. Ok, benissimo. Mi va di cantare appunto questo brano composto da Vincenzo Bonassisi e Aldo Valleroni, tra l'altro Vincenzo Bonassisi che tutti avranno, tutti ricorderanno per i programmi di cucina sulla, sulla Rai, con cui appunto arriva Louis Armstrong al Festival di Sanremo nel 1968, c'è questa leggenda che vorrebbe Louis Armstrong cacciato dal, da, dal palco del... credo del casino all'epoca, perché sì, sì, il casino. Da, da Pippo Baudo che non gli deve fare rispettare i tempi del, del, del programma, ma io direi di sentirlo e poi ne parliamo. Sì, sì. A questo Sanremo insieme a Lara St. Paul. A Lara St. Paul, sicuramente una delle non, sicuramente non una delle migliori cose di Louis Armstrong, assolutamente. Però c'è. Però c'è ed è comunque, rappresenta quello che in realtà il suo rapporto con, cioè rappresenta, è l'atto terminale di un rapporto con l'Italia che è stato incredibilmente lungo. Se, se è stato lui uno dei pochi jazzisti di alto livello a suonare in Italia prima della Seconda Guerra Mondiale. Come dicevamo prima a Torino, e poi nel corso degli anni è tornato diverse volte in, in Italia, tra l'altro incidendo, o meglio, registrando un programma radiofonico nel 52, che poi è stato riportato su un disco dei, della, della collana dei, delle registrazioni di Via Siago, anche se era stata fatta a Firenze, però... Comunque, Via Siago era il, diciamo, il brand, diciamo, di quell'etichetta, appunto, che raccoglie tante registrazioni fatte in Rai negli anni 50-60, appunto c'è questa di Louis Armstrong fatta nel 52, ma soprattutto in nelle varie tournée che fece tra il tra la fine degli anni 40 e inizio anni 50, è stato accolto da una serie di musicisti che lo andavano veramente a prendere in aeroporto suonando jazz, suonando Dixieland, suonando jazz proprio direttamente in pista sull'aeroporto, quindi anche una sorta di trasporto e riconoscimento per il ruolo di questo grande maestro del, del jazz. E questa è la nostra storia patria, un'altra storia patria. Poi ci fai un flashback qui dove ci spieghi per quale ragione, sì, nella prossima clip, che scegli sempre una registrazione a Stoccarda del 59, perlomeno così viene riportato, di un pezzo del 28 di Kurt Weill e Bertolt Brecht, sì, tradotto da Mark Blitzstein in inglese. Bravo. Ho detto tutto? Sì, il pezzo è il celeberrimo Mack the Knife, quindi non... Togliamo ogni tipo di suspense ai nostri spettatori e in qualche maniera è quello che ci serve per tornare a rivedere Louis Armstrong, ma anche la partecipazione a Sanremo in realtà era figlia di questa stessa, appunto, come musicista di uno star system mondiale che si esibiva sui palchi di tutto il mondo con un repertorio che attingeva moltissimo al jazz, abbiamo sentito prima Basin Street Blues, ma che attinge anche al repertorio della canzone celebre di quel periodo, appunto, Mack the Knife. Mack the Knife, l'opera di Tre Soldi. Esatto, sì. Ascoltiamola. Fancy gloves, though, wears my heat, dear. So there's not a trace of red on the sidewalk. Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Allora, ricordiamo, la traduzione inglese è del 54, sembra cucita addosso a Louis Armstrong. Ma sì, in realtà non è che tanto che sembra cucita addosso a Louis Armstrong, torniamo sempre a quel a valutare il genio che ci troviamo di fronte. Lo diciamo col senno di poi, esatto. In realtà probabilmente... In realtà il fatto è che Louis Armstrong è
musicista capace di arrivare fino agli anni 70, muore nel 71 se non ricordo male. Sì. E, 18 luglio, 12 luglio. Nel 71. E arriva a dare due prove, diciamo estremamente pop se vogliamo, What a Wonderful World e We Have All the Time in the World, giusto, che sono estremamente pop ma che si legano molto bene con quello che è il sentire del periodo. We Have All the Time in the World credo che sia stata colonna sonora di uno dei film di James Bond, se non vado errato, per cui una cosa estremamente pop ma estremamente fatta anche con un'eleganza e con la capacità di saper mettere tutti gli elementi al posto giusto. A proposito di quello che stai dicendo, siamo all'ultima, esatto, all'ultimo pezzo che proponiamo, all'ultima clip, ed è un classico dello spiritual americano. Sì, torniamo alle origini, torniamo alla musica dell'inizio del suo percorso, con uno dei brani che in qualche maniera è diventata una firma, vera e propria firma del... in realtà di tutto il movimento Dixieland, ma naturalmente di Louis Armstrong, che essendo il personaggio che è, naturalmente si pensa prima a Louis Armstrong quando si ascoltano queste note. Che... Si pensa a New Orleans, sai come si chiama la squadra di football americano di New Orleans? Sai che non me lo ricordo? Saints. New Orleans Saints. Perché? Perché When the Saints Go Marching In. Allora, lasciamo in sottofondo When the Saints Go Marching In per ricordare che poi in realtà oggi pomeriggio, martedì pomeriggio per chi fosse in ascolto in diretta, quindi immediatamente alla fine della trasmissione andiamo tutti direttamente a Gong, che c'è la presentazione del nuovo disco di Paolo Russo, quindi cambiamo completamente scenario musicale, e che martedì prossimo, praticamente in contemporanea alla prossima puntata, alla diretta della prossima puntata, all'Università di Chieti ci sarà Marco Di Battista che terrà una lezione sul jazz e sui paradigmi stilistici del jazz. Quindi, ecco, tra l'altro stiamo guardando, stiamo guardando jazzconvention.net per tutte le informazioni e gli aggiornamenti al riguardo. Esatto. Marco Di Battista lo vediamo lì. Come lo dobbiamo chiamare? Prof, quando li vediamo? La prossima volta sì, dobbiamo chiamarlo assolutamente professore, perché dopo che sei stato all'università non puoi... Va bene. Io direi di chiudere qua. Assolutamente. Chiudiamo con What a Wonderful World, va bene? Sì, se la... Non mi dire che non l'hai selezionato, ma dai. Ma dai.